Care studentesse, cari studenti, signore e signori, cari amici, buongiorno, benvenuti nella sala Luca Giordano. È sicuramente insolito partire col saluto agli studenti, ma credo che siano il nostro futuro e quindi per noi sono le persone più importanti. Tra l'altro, un applauso a tutti gli studenti. Sono Antonia Ida Fontana, sono la presidente del Centro Associazioni Culturali Fiorentine, che è un'associazione di 40 associazioni, circa 41-42 associazioni di vario genere, chi si occupa di storia, chi di letteratura, chi di musica. Tutte insieme facciamo rete per offrire alla cittadinanza una immagine di quello che può fare la cultura nella nostra città. Il festival è forse la nostra manifestazione più importante, tutti gli anni, ormai da 8 anni, ci mettiamo insieme con un programma che nel tempo è diventato sempre più ricco. Quest'anno siamo particolarmente soddisfatti. Ma perché lo facciamo? Perché siamo convinti che la cultura sia, come diceva Salvemini, un lusso indispensabile. In fondo la cultura non ha nessuna finalità pratica, ma è quello che sta alla base del nostro impegno. Impegno che oggi ci vede in un giorno particolarissimo, oggi è il giorno della pace e credo che purtroppo non ci sia stata un'occasione migliore per ricordarci quanto sia importante la pace, visto ciò che sta accadendo a livello internazionale e che minaccia veramente il nostro futuro. Quindi sentiremo poi parlare della pace, come sentiremo parlare di Ernesto Balducci, che è stato un grande promotore della pace, in un momento difficile che aveva anch'esso dei pericoli di guerra. Nella mia giovinezza si sentiva parlare, respiravamo un pochino il pericolo nucleare. Poi ci era sembrato che questo pericolo si fosse allontanato e ora purtroppo lo sentiamo di nuovo incombente. Quindi io credo che oggi sia una giornata molto importante per una riflessione sulla pace. A me non rimane che ringraziare le associazioni che oggi offrono questa giornata e quindi innanzitutto la Fondazione Fiore con la sua professoressa Giuseppina Caramella, la Presidente, e il Club per l'UNESCO, il cui Presidente Vittorio Gasparini poi prenderà la parola, ringraziare tutti voi della presenza e ringraziare i nostri sponsor che sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e l'Estate Fiorentina. L'Estate Fiorentina ha impegnato in questa iniziativa il Fondo Europeo di Coesione, proprio a dimostrazione che la cultura è elemento fondamentale di coesione e di ripresa dopo gli anni difficili che abbiamo avuto. Grazie ancora e buon ascolto. Buongiorno, sono Maria Giuseppina Caramella, presidente della Fondazione Il Fiore, do il benvenuto a tutti. E ci sembrava una ottima cosa nella giornata mondiale per la pace ricordare questa figura così importante di padre Ernesto Balducci e quindi abbiamo invitato anche in maniera del tutto direi naturale la Fondazione Balducci a collaborare con noi e a intervenire in questa giornata. Quindi comincerei subito a entrare nel vivo del nostro percorso presentando il dottor Lorenzo Bernastio, della Fondazione, segretario della Fondazione Balducci, che ci darà una
un quadro generale della figura di Ernesto Balducci, cosa ha fatto e perché, ecco, è importante. Grazie dottore di essere qui. Grazie. Grazie Giuseppina. Io innanzitutto ringrazio gli organizzatori, ringrazio la Fondazione Il Fiore e il Centro per l'UNESCO per l'invito a questa importante giornata sulla pace e quindi su un maestro di pace come padre Ernesto Balducci. Ci tengo un attimo a dire che quest'anno come centenario la fondazione che porta il suo nome ha promosso una serie di iniziative a livello nazionale sulla figura di Ernesto Balducci e molte proprio rivolte anche ai giovani. Pensando già nel 2021, quando quest'area quindi di guerra europea non c'era, c'erano altre guerre comunque già presenti nel mondo, pensammo di fare in occasione del centenario un premio per la pace. Un premio per la pace quindi rivolto ai giovani laureati, quindi per tesi di lauree, sulla tematica comunque della pace, dell'accoglienza, dell'integrazione e della cooperazione. Questo premio fra l'altro è ancora aperto, non sarà per questi nostri giovani che sono oggi presenti perché sono troppo giovani, però sono stati coinvolti tutti gli Atenei italiani aderenti ad una rete nazionale che è la rete dell'Università della Pace, che comprende 50 Atenei a livello nazionale, e durerà quindi questa partecipazione al premio fino al 15 ottobre. Dopodiché faremo anche una premiazione e magari vedremo anche se è possibile di fare una bella pubblicazione sulle tesi arrivate. Questo era un attimo una precisazione su quello che abbiamo fatto quest'anno come centenario di Ernesto Balducci, oltre anche a voler fare un documentario, perché comunque riteniamo che la parte video sia una parte importante, far sentire anche la voce di padre Balducci, visto che lui era un grande oratore che alla Badia Fesolana tutte le domeniche comunque si ritrovavano tante persone, non solo cattoliche ma di tutte le religioni, proprio per sentire il pensiero di Ernesto Balducci. Adesso vi faccio una breve biografia di Ernesto Balducci, soprattutto per i nostri ragazzi. Grazie ancora. Padre Ernesto Balducci nasce a Santa Fiora 100 anni fa, il 6 agosto 1922. Nasce in un piccolo villaggio di minatori sul Monte Amiata. Appena tredicenne, per poter continuare gli studi, entra in seminario dei Padri Scolopi, ove svolge il noviziato, prima a Savona e poi a Roma. Nel 1944 arriva a Firenze e si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Nel 1945 viene ordinato sacerdote ed inizia la sua attività di predicatore e conferenziere. Poi, nel 1958, fonda la rivista Testimonianze, che è ancora attiva, la rivista Testimonianze, sulle cui pagine esprime il suo maggiore impegno culturale e politico. Le sue tesi relative al rinnovamento ecclesiale, alla laicità, al dialogo, al primato della coscienza nella prospettiva di un nuovo rapporto tra fede e modernità costituiscono le premesse dello stesso Concilio Vaticano II. A Firenze collabora con il sindaco Giorgio Lapira e partecipa alle manifestazioni operaie contro i licenziamenti da parte delle grandi aziende cittadine. Su richiesta del Sant'Uffizio viene poi allontanato da Firenze e trasferito prima a Frascati e poi a Roma, dove vive, come detto prima, la grande stagione del Concilio, nei primi anni 60. Proprio nel 63 è condannato per apologia di reato, per aver difeso
il diritto all'obiezione di coscienza. E lo stesso destino toccherà poi alcuni anni dopo, più tardi, a Don Milani, nel 1965, dopo un colloquio privato con l'allora Papa Paolo VI, ritorna a Firenze, ma è costretto a risiedere fuori dalla diocesi fiorentina, alla Badia Fesolana, a San Domenico di Fiesole, dove rimarrà tutta la vita celebrando la messa domenicale e animando una comunità di laici. A partire dalla fine degli anni 70 inizia la sua riflessione sui grandi temi della transizione epocale, sul destino dell'uomo e il suo impegno per la pace, attraverso i convegni fiorentini «Se vuoi la pace, prepara la pace» e la fondazione poi di una casa editrice, Edizioni Cultura della Pace, ECP. Muore poi in un tragico incidente il 25 aprile 1992, quindi 30 anni fa. Le sue ultime opere, L'uomo planetario, La terra del tramonto e la raccolta delle sue omelie Gli ultimi tempi, costituiscono ancora oggi i saggi e riflessioni di estrema attualità. Ci tengo a dire anche che Ernesto Balducci è sepolto a Santa Fiora, nel luogo dove è nato, ed è sepolto al cimitero di Santa Fiora insieme agli amici che furono trucidati nel 1944 dai nazifascisti per difendere le proprie miniere. Lui è sempre rimasto, ha sempre avuto questo cruccio di aver abbandonato gli amici per aver studiato e poi quindi essersi allontanato da Santa Fiora. Se no, come diceva lui, probabilmente sarebbe stato anche lui uno di quei martiri. E quindi la sua tomba è nel mezzo proprio agli altri 44 martiri dell'eccidio nazifascista di Niccioleta. Grazie, e poi continuo. Sì. Io avrei dovuto fare soltanto questa breve introduzione parlando delle iniziative del centenario e una breve biografia, però purtroppo il professore, il nostro presidente, è costretto a una terapia mensile e cade proprio questa settimana, quindi si scusa per non poter partecipare. Leggerò io un estratto del suo intervento. Ernesto Balducci, un profeta del nostro tempo. Ernesto Balducci fu ordinato sacerdote a Firenze nell'agosto del 45 e in questa città conobbe i padri Davide Maria Turoldo e Giovanni Vannucci. In quegli anni promuove la messa degli artisti. La messa degli artisti. Padre Ernesto Balducci, allora giovane sacerdote, ancora preso da aspirazioni artistiche, letterarie e poetiche, fu invitato a celebrare e a commentare il Vangelo della Domenica. Le omelie venivano riassunte dal padre Scolopio e riprodotte nel biglietto di invito, spedito e distribuito durante la messa e illustrato da un'opera di un artista del tempo. Era il 1949. Lo scopo di tale manifestazione era quello di coniugare arte e fede cristiana in una visione che associava il linguaggio artistico all'apostolato cristiano. Successivamente fonda il Centro di Impegno Cristiano il Cenacolo e qualche anno più tardi, nel 58, la rivista Testimonianze. Queste iniziative non sono gradite all'allora vescovo Ermenegildo Florit, che decide di trasferire Balducci a Roma nel 59. Nella capitale Balducci vive l'esperienza del Concilio ed è sempre più impegnato sui temi della pace e dell'obiezione di coscienza. Nel 1963 viene addirittura processato e condannato per l'apologia di reato, avendo difeso pubblicamente il primo obiettore di coscienza in Italia. Negli anni successivi, a partire dal 1985-1986, Balducci espone la sua visione della svolta antropologica, esposta nel proprio volume L'uomo planetario, e diventa il maggiore esponente del movimento pacifista. Negli stessi anni fonda la casa editrice Cultura della Pace, ECP, ed inizia a approfondire la sua riflessione sull'ambiente,
dopo il disastro di Chernobyl. Oggi, a 30 anni di distanza dalla morte del padre Scolopio e da quegli eventi, molte delle sue intenzioni di allora sembrano ancora oggi di estrema attualità. Per questo padre Balducci può essere davvero considerato un precursore della realtà di oggi. In questo senso le sue intuizioni acquistano una valenza davvero profetica. Il documentario l'abbiamo intitolato infatti Ernesto Balducci, una voce profetica. Se vuoi la pace, prepara la pace. In una delle sue frasi più emblematiche, Ernesto Balducci arrivò a stravolgere l'antico detto romano «Si vis pacem para bellum», indicando la cancellazione della categoria del nemico come primo passo verso la creazione di una vera cultura della pace. Pace tra gli esseri umani, ma anche pace con il pianeta. Balducci fu anche tra i primi a cogliere sia l'urgenza che il valore spirituale dell'ecologia, mai come in questi ultimi mesi le riflessioni e gli scritti teologici e filosofici del padre Scolopio appaiono di un'attualità sconcertanti, se non addirittura profetica. Siamo convinti che una figura come lui possa dare un contributo serio ed efficace al nostro tempo, senza assumere contorni dell'icona. Molti ricordano con nostalgia le indimenticabili omelie di Balducci alla Badia Fesolana, alle quali hanno assistito migliaia di persone, affascinate dalla sua oratoria e da un messaggio innovatore capace di annunciare le grandi contraddizioni del terzo millennio. Prima che un banale incidente d'auto lo portasse via il 25 aprile del 92, il suo esilio alla Badia Fesolana, un convento alle porte di Firenze, appartenente alla diocesi di Fiesole, era diventato uno straordinario luogo di ritrovo e di riflessione per una comunità che univa cattolici e non cattolici, credenti e non credenti. Padre Balducci, coscienza inquieta e rivoluzionaria della Chiesa, era stato confinato lì nel 1965. Era stato punito con l'allontanamento da Firenze per la sua apertura considerata eccessiva e per la sua vicinanza alle lotte della classe operaia, come era accaduto anche a David Maria Turoldo. Per entrambi e per tante altre figure della Chiesa dell'epoca, vivere il Vangelo significava contaminarsi e superare la stagione del cristianesimo intimista. Nato poverissimo in Maremma, a Santa Fiora, figlio di un minatore, fin dai primi anni del sacerdozio, Ernesto Balducci fu mosso da un intenso desiderio di riforma della Chiesa e assume spesso posizioni contrarie al pensiero dominante all'interno del mondo cattolico. Fu ad esempio grazie a lui che l'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio assunse per la prima volta in Italia una risonanza pubblica. Nel 1963 rilasciò un'intervista in cui sostenne, con argomentazioni teologiche, il diritto dei cattolici alla disobbedienza. Gli costò una denuncia alla magistratura per incitamento alla disobbedienza civile e alla diserzione militare. In appello venne poi condannato a 8 mesi di carcere, con la condizionale per apologia di reato, una sentenza resa poi definitiva dalla Cassazione. All'epoca gran parte della gerarchia ecclesiastica gli fu apertamente ostile, ma il suo strappo scavò una breccia che di lì a poco sarebbe stata percorsa con altrettanto clamore anche da Don Lorenzo Milani, con la famosa lettera ai cappellani militari. In tanti non compresero Balducci, anche perché il suo messaggio di fratellanza, convivenza, integrazione e accoglienza precorreva i tempi, come lo è per la questione ecologica, l'arma atomica, le migrazioni. E proprio ricollegandosi alle parole di Balducci nel suo lungo percorso pastorale e profetico, non mancò di ribadire l'urgenza di dare voce ai poveri e di far conoscere le istanze di giustizia degli ultimi, degli emarginati, dei migranti. Ed è bene ricordare che nonostante tutto Balducci rimase sempre fedele alla Chiesa, mantenendo rapporti amichevoli con molti vescovi e con Papa Paolo VI. Il suo percorso umano, religioso e intellettuale ha contribuito a rendere la Chiesa sempre più esperta di un'umanità e sempre più attenta nello scrutare i segni dei tempi. Di fronte a un'Europa tornata drammaticamente in guerra,
è stato inevitabile ricordare che già a partire dagli anni 60, ai tempi del conflitto in Vietnam, Balducci divenne un instancabile animatore del movimento per la pace, il disarmo e i diritti umani. Nel 1985 Balducci dette alle stampe il suo libro più famoso, L'uomo planetario, in cui riassumeva il suo pensiero sull'inarrestabile cammino della specie umana, sul pianeta e sulla possibilità dell'uomo di annientare la civiltà e la vita stessa, ricorrendo all'arma nucleare. Un contrasto che si ripropone oggi di fronte a due figure opposte come Kirill, il patriarca di Mosca, e Papa Francesco. L'uno incarna il ritorno al passato, l'altro l'apertura verso il futuro, e appunto l'uomo planetario. Al momento non sappiamo ancora chi vincerà, né sul piano politico né su quello ecclesiale. Grazie. Ringrazio il dottor Del Mastio e la Fondazione Balducci per averci fatto questo quadro della figura di Ernesto Balducci. Il professor Di Stante, che avrebbe dovuto seguire con la sua relazione, purtroppo non è potuto intervenire, però ho la fortuna di avere accanto a me il professor Nicola Baldi, al quale adesso do la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, che per me è stato un invito del tutto imprevisto, imprevedibile, nel senso che avendo fatto di professione il cardiologo ospedaliero, uno dice insomma cosa c'entra, cosa ha a che vedere con, anche se attento a come le cose del mondo camminano, e cosa però può contare con una commemorazione del padre Ernesto Balducci nel centenario della sua nascita. E qui c'è la relazione che Sandro Di Stante, che è cardiologo come me, con il quale ho avuto una lunghissima colleganza fin dagli anni che eravamo io a Roma e lui a Pavia e poi a Pisa, per problemi ovviamente di ordine cardiologico. Però abbiamo poi tornati entrambi al sud, il paese nostro, abbiamo sempre mantenuto rapporti di colleganza e quindi ci siamo sempre misurati sulle problematiche tante, anche e molte al di fuori dell'ambito professionale, perché ovviamente tutto quello che succede nella società da tanti punti di vista e per tanti risvolti si ripercuote fatalmente su quella che è l'organizzazione sanitaria del nostro paese, cioè non si scappa. Non è una istituzione che sta a latere, ma è un'istituzione che viene coinvolta da tanti punti di vista, non solo amministrativi e gestionali, ma anche etici, ma anche spirituali e ma anche tante altre cose. Sandro ha scritto la sua relazione, credo la troverete, l'avete già trovata immagino nel nostro libro, non ve la leggo, peraltro la potete leggere con molta tranquillità. Vorrei però fare o portarvi alcune riflessioni che mi sono venute anche dall'aver avuto l'occasionale possibilità, perché è stato del tutto occasionale, di conoscere padre Ernesto Balducci. Siamo negli anni 60, quindi ci avviciniamo al Giurassico quasi. Ero un giovane studente di medicina alla Cattolica a Roma, eravamo i primi studenti della Cattolica di Roma, la facoltà di medicina è iniziata nel 1961 e quindi siamo negli anni 62-63, quando Ernesto Balducci era stato invitato gentilmente dall'arcivescovo Florit a passare ad andare a Roma. A Montemario c'è l'istituto Calasanziano degli Scolopi e quindi lui era stato invitato ad andare lì.
E siccome alla Balduina, che è un rione di Roma, sempre di Monte Mario, c'è una chiesa di San Francesco tenuta dagli Scolopi, peraltro, Ernesto Balducci ogni giovedì pomeriggio alle 18 teneva una chiacchierata, una conversazione a tutte le persone di buona volontà, tra i quali alcuni studenti che stavano su a Monte Mario, nella facoltà di medicina, che per una serie di fatti, circostanze, per un humus che si crea, per un giro di idee e di pensiero, era finita a conoscere questo prete Scolopo, di cui allora già si parlava come di una persona che guardava molto al di là di quello che era il senso comune delle cose. Per cui così conobbi Ernesto Balducci. Mi presentavo ogni giovedì pomeriggio, sempre molto contento perché era un po' un allontanarsi da quei rigorosissimi studi dei primi anni di medicina, che erano poi il nostro impegno professionale più importante, cioè allora veramente c'era questa tensione, peraltro una popolazione che era andata in una facoltà che nasceva allora, quindi con tante incognite. Adesso il Policlinico Gemelli è ben noto a tutti, ma allora, quando ero arrivato io, non esisteva nemmeno, cioè non c'era nulla, c'era campagna, per cui ho avuto anche la possibilità di vedere crescere, nascere i Gemelli, ma questo è stato un fatto fortuito della mia esistenza. Per cui andavo a queste conferenze di Ernesto Balducci. E cosa emergeva? Già da allora c'erano alcune sue affermazioni che poi avrebbe sviluppato molto nei suoi scritti, sono stati tantissimi, e che avrebbe toccato una miriade di campi del vivere e soprattutto del senso di essere all'interno di una chiesa cattolica. E cosa emergeva? Emergeva intanto un fatto, che Ernesto Balducci era un poco, strane assonanze, era un po' il continuatore, almeno così sembrava a noi in quel momento storico, e comunque una persona, tra virgolette, contro tutto quello che era il senso comune, contro tutto quello che era il senso, l'acquisizione così tenuta per costume, per abitudine. E quindi questo su ragazzi di 20 anni, 19 anni, è sempre qualcosa che funziona. Cioè, la prospettare un qualche cosa che è contro e che quindi ha bisogno di essere rinnovati è fuori di ogni dubbio un qualche cosa che sui ragazzi funziona molto. Balducci, in quel momento storico, allora noi non ce ne eravamo resi molto conto, era un po' il continuatore di quello che era stato Ernesto Buonaiuti all'inizio del Novecento. Voi ricordate, magari i ragazzi giovani forse no, ma le persone più giovani probabilmente sì, era quello che è stato un po' l'iniziatore in Italia del modernismo, questo rinnovamento, ma che dir poco rinnovamento, questo rivolgimento importante di tanti parametri acquisiti nella Chiesa Cattolica, che andavano dalla messa in discussione dei dogmi, che andavano dalla pretesa, pensate un po', di leggere la storia del cristianesimo con dei criteri con cui si legge la storia profana e non con il criterio della sacralità di una storia, che andava dal fatto che la rivelazione non era un fatto terminato con gli apostoli, ma aveva un suo continuum che continuava nei secoli, e così via. Cioè erano fuori di ogni dubbio colpi di maglio che venivano inferti a una chiesa, allora c'era Papa Sarto, Pio X, che aveva costruito, no, un monumento ben organizzato e che ovviamente stava sussultando sotto questi colpi che venivano inferti all'interno, quindi da una persona che aveva scelto di professare la fede e di addirittura diventare prete. Sapete che la storia di Buonaiuti fu una storia molto travagliata, fu estromesso dall'insegnamento, fu addirittura scomunicato con un'espressione che era quella di vitando, che vuol dire persona da evitare, e quindi questa fu la vita di Buonaiuti. Balducci, per caso, si fa per dire, aveva fatto la sua tesi di laurea nel 50, con, di lettere, perché era laureato in lettere Ernesto Balducci, su Antonio Fogazzaro. E Antonio Fogazzaro aveva scritto un romanzo, Il Santo, in cui il protagonista di questo romanzo
un po' fatte le debite proporzioni ovviamente, riprendeva alcuni punti addirittura che si rifacevano a Lutero, non nei contenuti, nella forma, cioè aveva messo in evidenza alcuni punti critici della istituzione della Chiesa Cattolica. E quindi a me sembra che non fu un caso che Balducci scelse di laurearsi con Attilio Momigliano sviluppando una tesi su Antonio Fogazzaro, che aveva scritto un libro che ricomponeva o riprendeva il pensiero di Buonaiuti. Comunque di là si connotò subito, secondo me, l'orientamento che Ernesto Balducci aveva preso, cioè di una persona dal pensiero assolutamente libero, ma con il desiderio profondissimo di essere e di rimanere nella Chiesa, cioè e quindi di lavorare dall'interno per portare visioni nuove. Questa fu la prima mia esperienza. Una seconda esperienza, sempre lì alla Facoltà di Medicina, Aula Lecchi, una delle più grandi, bellissima, molto bella, molto grande, molto ampia. Un giorno c'è un incontro su, se ne facevano allora moltissimi, scienza e fede. Ovviamente chi potevano essere invitati? Uno che era la quintessenza della totale negazione della fede intesa come punto di raggiungimento attraverso un ragionamento logico, Lucio Lombardo Radice, che era un notissimo esponente del Partito Comunista Italiano, e l'altro Ernesto Balducci, lo Scolopio. Io rimasi molto colpito in quel momento in cui si sviluppò questa tavola rotonda dall'incipit di Ernesto Balducci. Me lo ricordo molto bene, come fosse ieri. Si alza, sempre con questo suo Kleisman, questa sua testa con i capelli molto arruffati, e dice: io credo, adesso cominciamo la tavola rotonda. Qual era il messaggio? Cioè, il messaggio era che a un certo momento la fede non può essere un oggetto di un'argomentazione che parte da cavilli, da logiche, dalla razionalità. È cosa altra. E quindi, tra l'altro, che è fatta peraltro, e lui con questo l'aveva dimostrato in tantissimi modi, è fatta dall'esempio della testimonianza, che allora erano molto in voga, adesso forse lavorano un poco sotto traccia, dei piccoli fratelli di Gesù. Non so se voi ricordate, c'era stata la nascita di questo piccolo ordine, cioè alatere dagli ordini ufficiali, di persone molto dimesse, che lavoravano all'interno di tutte le istituzioni e testimoniavano la loro fede vivendola in prima persona. Balducci, con questa sua testimonianza, quindi portando avanti questa modalità di vivere la fede, in un certo senso poneva anche in risalto quello che è il suo modo di porre, di proporsi. E qual era il modo di Balducci? Il modo di Balducci, se uno vede i due assi cartesiani, no? L'ordinate e le ascisse, la tendenza è a vedere il raccordo e la funzione della Chiesa come di una istituzione che raccorda, la religione è religare, no? è unire, e c'è il Padre Eterno con gli uomini, con questo pianetino della Terra che gira attorno al Sole da milioni di anni, all'interno di una galassia, la Via Lattea, che è uno di miliardi di galassie dell'universo. Quindi uno riesce anche a contenere, no? L'estensione di questa enorme quantità di cose che esistono nell'universo. E quindi questo dovrebbe essere la funzione, cioè, di una Chiesa: farsi tramite tra il messaggio del Padre Eterno e dato agli uomini che vivono su questo pianeta. Balducci la vedeva in modo molto diverso, cioè la sua era una visione orizzontale. Lui non era tanto chiamiamole speculazioni teoriche, ma la sua era una visione orizzontale, quindi lavorare all'interno della società e sempre sulla falsa riga di quello che abbiamo detto poc'anzi dei piccoli fratelli di Gesù, portare testimonianze,
E quali testimonianze si potevano portare? Tantissime. Una delle privilegiate, secondo me, era quella dello squilibrio spaventoso sul piano della distribuzione, adesso la chiamiamo così modernamente oggi, la distribuzione del reddito su questo pianeta. Quindi milioni e milioni di persone assolutamente indigenti e assolutamente povere e tante altre che vivono nell'assoluto benessere. Oggi il problema è rappresentato dai migranti, nei confronti dei quali, secondo me, con grande ottusità, si pensa di poter demandare il problema. Non è assolutamente possibile, cioè in un contesto in cui, portando all'essenza delle cose, un gruppo di persone mangia per 10 volte e tanti altri non mangiano nulla, è fatale, come sta avvenendo, che qualcuno te lo chieda cortesemente un piatto, come sta avvenendo. Chi affronta il rischio di morire passando dall'Africa qui in Italia per poter fare una vita migliore? E quindi, secondo me, questo Balducci l'aveva già profondamente intuito e lo portava come uno dei suoi messaggi più forti, cioè l'impossibilità di contenere questo squilibrio che, se voi ricordate anche, in quel momento storico, siamo negli anni 70, era un movimento che era cresciuto molto nella Chiesa. Vi ricordate la teologia della liberazione, nata da Guterres in Sud America, lì dove c'era l'indigenza totale? E cosa mettevi in evidenza? Mettevi in evidenza proprio questo fatto, ovviamente, difficilmente poteva essere altrimenti, la Chiesa, tra l'altro anche stranamente in quel momento storico Bergoglio era il presidente dei vescovi sudamericani e si trovò in prima persona ad affrontare questo problema della teologia della liberazione, che la si vedeva come il fumo negli occhi, perché riprendeva ovviamente il problema del classismo, cioè cosa che la Chiesa non poteva permettersi di fare. E piccola curiosità storica, coadiutore di Bergoglio in quel momento era il vescovo ausiliario di Rio de Janeiro, Filippo Santoro, attuale vescovo di Taranto. Pensate un poco il giro della storia, poi con tutti i riferimenti. Taranto, che oggi è l'emblema di quello che è il disastro dell'inquinamento ambientale e di quelle che sono le conseguenze. Vedete come la storia riprende attraverso percorsi che qualche volta sembrano tortuosi, ma che poi portano sempre insieme tutti allo stesso punto di partenza. Ecco, questo era l'Ernesto Balducci che a noi ragazzi di 19-20 anni, eravamo lì con la tensione di diventare dottori, no? Quindi tutte le energie erano rivolte a studiare in modo severissimo, perché severi erano gli studi in quel contesto, e però con queste grandi aperture, quindi avevamo avuto questa grande possibilità di avere queste grandi aperture. Ed era un momento storico, peraltro, in cui era nata, non so se, non credo fortuitamente, perché le cose nascono se c'è un tessuto attorno che le coltiva, che le cresce, che le fa emergere, un gruppo di intellettuali di altissimo valore. Lorenzo Milani, con la sua missione di togliere dall'analfabetismo i ragazzi e di insegnare loro come si parla e come si scrive per poter far fronte al riscatto. Primo Mazzolari, un parroco, insomma, sembrava allora della campagna emiliana, che però portava questo enorme vantaggio dello stato degli ultimi, no? Questo enorme messaggio. Turoldo, che ha creato questa comunione di persone, della quale a mio personale parere sono rimaste solo le opere, però questa è la mia opinione, se volete poi possiamo discuterla, e poi tanti altri, e poi Divo Barzotti, e poi Adriana Zani, e poi Giuseppe Lazzati, e poi Vittorino Ioannes, cioè un'enorme quantità di intellettuali, che ognuno dei quali portava una sua visione sempre nell'ambito della Chiesa per cercare di portare qualcosa di nuovo dall'interno. Ultima riflessione,
che mi è sempre ovviamente legato al caso, l'opportunità di aver studiato nell'Università Cattolica. Pensate, allora l'Università Cattolica era conosciuta prevalentemente per gli studi umanistici, poi nacque questa facoltà di medicina che era un po' il sogno. Agostino Gemelli era un medico e quindi aveva sempre coltivato in modo molto silenzioso questo suo desiderio. È riuscito, nel 61 parte, uno oggi si chiede, e ovviamente ce lo chiedevamo anche noi allora, qual è il senso di una università cattolica nella formazione di un medico? Vabbè, quello di essere un bravo medico, prima di tutto, di acquisire competenze. E poi quello di vedere, ecco il messaggio, nel paziente il fratello, come diceva Gemelli, lo diceva ogni peso spirito, ogni qualvolta gli veniva chiesto, scusi padre, ma qual è secondo lei il senso della formazione di un medico cattolico? Gli altri cosa sono? Non sono medici che hanno una loro morale, che hanno una loro etica, che hanno un loro pathos, non nell'acquisizione della relazione col malato. Era così, ma questo è un segno molto importante dal mio punto di vista adesso. Era che la Chiesa si connotava come un'istituzione che teoricamente era aperta a tutto quello che era l'esperienza della vita, ma che nella sua struttura formale si presentava come un'istituzione con le sue regole. Tant'è vero che a un certo momento, voi forse molti di voi non lo sanno, a quelli che vanno in cattolica, allora veniva richiesto il giuramento antimodernista. Pensate un po', modernismo nato all'inizio del Novecento, noi eravamo anni 60, e però, tant'è che si scatenò una discussione ferocissima da parte, fu il povero Attilio Romanini che era il direttore della Casa dello Studente con noi, no? Che si parlava di questo modernismo, e noi giustamente osservavamo che se uno crede nelle istituzioni non ha bisogno di giurare, che è un atto puramente formale, che giura a fare. Se non ci crede, non lo fa formalmente, mette una firma, giura tra virgolette, ma poi continua a fare quello che faceva prima. Quindi noi lo contestavamo sul piano del metodo. In realtà, invece, il modernismo era altra cosa, era l'espressione di un qualche cosa che doveva essere compiuto se uno voleva entrare all'interno di un'istituzione. L'ingresso era libero, per cui se tu volevi andare all'interno, come è? Così è. Poi, per fortuna, il giuramento è stato abolito da Paolo VI nel 1966. Così come è stata abolita, anche questa è una piccola curiosità, nel 2021, pensate, la censura cattolica sui film. Cioè io mi ero trovato anche per caso ad essere il responsabile del Cineforum allora nella Casa dello Studente, per cui mi toccava ad andare, stavo anni 62-63, mi fanno come il calcolo, mi presentavo in via Gregorio VII a Roma in questo ufficio in cui mi toccava presentare l'elenco dei film che dovevamo proiettare, dopodiché veniva fatta una disamina serena ma molto puntuta e me ne tornavo con il film che volevamo proiettare. Vabbè, io non voglio togliervi ancora molto tempo, la relazione di Santo distante la potete leggere con tranquillità, credo che per sommi capi abbia toccato alcuni punti, uno dei quali ovviamente di fondamentale importanza sono stati toccati adesso, il tema della pace che oggi è diventato veramente enorme. Grazie molte. Ringrazio il professor Baldi e prima di passare alla seconda parte della mattina segnalo solamente che la Fondazione Il Fiore e la Fondazione Ernesto Balducci hanno fatto una pubblicazione su Ernesto Balducci e David Maria Turoldo che è disponibile gratuitamente all'ingresso della sala in pochi esemplari. Per chi avesse ovviamente interesse di approfondire la figura. Grazie a tutti. Buongiorno.
Prego, Vittorio. Allora, mentre io introduco, chiedo ai relatori della seconda sezione di venire, quindi il dottor Daniel Ruiz, il dottor Stefano Cosi, la professoressa Micaela Trulli ci raggiungerà fra poco, Diletta viene anche te, tanto c'è posto, e ecco, mentre loro prendono posto, io ringrazio intanto il Centro Associazioni Culturali che come sempre ha organizzato il festival, da settimana diventa festival e sempre più, e questo mi fa molto piacere, le iniziative delle associazioni fanno sinergia. Inizialmente quando è partito il festival ogni associazione diciamo aveva la sua giornata, il suo tema, ma erano molto slegati. Riuscire invece ora a legare i temi è una cosa molto, molto bella, molto interessante, ed è la finalità stessa del Centro Associazioni Culturali Fiorentine, che il Club per l'UNESCO di Firenze, allora centro, ha contribuito a creare e a costituire. Ringrazio ovviamente la città metropolitana di Firenze. La consigliera Letizia Perini non è in questo momento, non so se riuscirà a raggiungerci, ma è grazie a lei e grazie al rapporto che ha con noi che abbiamo questa splendida sala, e ringrazio anche il professor Paolo Refice, che purtroppo è bloccato da un malore ma che mi ha pregato di portare i suoi saluti. Come Club per l'UNESCO di Firenze credo che sia particolarmente significativo iniziare la nostra attività diciamo invernale, quindi il nuovo anno che un po' coincide con l'anno scolastico, con questa giornata mondiale della pace. È bello poter avere gli studenti, di solito per questa giornata mondiale non è possibile perché diciamo la scuola è appena iniziata. Quest'anno, grazie allo sforzo dei docenti che stanno seguendo il PCTO, quindi la professoressa Adele Cilento, il professor Niccoli e la dirigente scolastica, la dottoressa Pezzati, che a tempo di record ha dato l'autorizzazione e ha voluto che fosse qui anche il DSG, il dirigente, il dottor Nicola Tufaro. Ecco, sono qui, spero che sia stato interessante per loro ascoltare uno spaccato che io ho vissuto più o meno alla loro età, in un periodo in cui ora si torna a parlare prepotentemente di guerra in Ucraina, ma all'epoca facevamo, negli anni 80, facevamo le dimostrazioni contro gli euromissili, c'erano le cosiddette testate nucleari tattiche sia nei paesi NATO che nei paesi della Europa dell'Est. Ho sentito con piacere ripercorrere dalla relazione a Fondazione Ernesto Balducci dei sacerdoti che io ho conosciuto. Io non ho conosciuto padre Balducci, ma per esempio padre Vannucci l'ho conosciuto, e questa storia paradossale di questi sacerdoti confinati in zone un po' remote intorno a Firenze, penso anche a Don Andrea, a Don Fabio, nella zona di Bagnarripoli, in queste chiesine sperdute, che poi paradossalmente, come nemesi della storia, sono diventate delle comunità molto vive, molto attive, e fra l'altro con gente, cioè ormai è una zona residenziale elevata, per cui queste idee trovano un terreno fertile e diciamo si diffondono. E penso a padre Vannucci invece, al un faro dell'Ordine dei Servi di Maria alle Stinche vicino a Panzano. Quindi ringrazio ovviamente i soci e i membri del Consiglio Direttivo che sono qui. Mi fa molto piacere che stamani ben due membri del Consiglio Direttivo, tre, anche il Vicepresidente Stefano Cosi, non parlo solo io finalmente, ma avranno un ruolo importante anche loro. Spero di non essermi scordato niente degli appunti che mi sono buttati giù.
Vorrei provare a leggervi, tanto sono due pagine, per concludere il mio intervento, il discorso della direttrice generale dell'UNESCO di quest'anno. L'incipit è giù, l'avete sui fogli. Questa è una frase di Eleanor Roosevelt, che è la prima presidente nel 1946 della Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite, che oggi si chiama Comitato Diritti Umani, mi sembra, se non sbaglio, perché sono un po' arrugginito. In questa parlare di pace non basta, bisogna crederci, e non è sufficiente crederci, bisogna lavorarci. In questa giornata internazionale della pace, le parole dell'ex presidente della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Eleanor Roosevelt, ci ricordano che la pace deve essere coltivata giorno dopo giorno, non può essere data per scontata. La guerra in Ucraina, come tutti gli altri conflitti nel mondo, è un'illustrazione terribile e tragica di questo fatto. E noi, è nel pieno del conflitto, l'UNESCO si impegna a salvaguardare l'istruzione, la cultura e la scienza e l'informazione, in quanto in essa sono i segni della pace duratura. Questo è esattamente ciò che stiamo facendo in Ucraina, documentando la distruzione operata e proteggendo il patrimonio ucraino, aiutando a garantire, scusate, continuano a volere far finta di non aver bisogno d'occhiali, senza luce non dentro, continuando a voler garantire l'istruzione che continua anche lì, sostenendo artisti e giornalisti. L'edizione di quest'anno della Giornata Internazionale della Pace si concentra in particolare sulla lotta al razzismo, che ci ricorda che in generale promuovere la pace significa anche combattere l'odio e la discriminazione. L'UNESCO resta impegnata in questa causa, intraprendendo ad esempio iniziative educative quali le sue masterclass antirazzismo per i giovani, il suo lavoro di alfabetizzazione ai media e all'informazione, progettato per coltivare capacità di pensiero critico al fine di contrastare l'incitamento all'odio, e la sua coalizione internazionale delle città inclusive e sostenibili, che riunisce più di 500 municipalità impegnate per l'eguaglianza in tutto il mondo. Parentesi, Firenze, insieme a Campi Bisenzio, nella nostra città metropolitana, e la consigliera Perini, se fosse stata qui, l'avrebbe ricordato, fa parte di questa rete, una delle poche città in Italia. Insieme a Torino, grazie al quale io sto leggendovi il messaggio tradotto, perché stamattina il sito dell'UNESCO era craccato, meno male che Club UNESCO di Torino l'aveva tradotto sulla sua pagina Facebook. Nel dicembre 2020 gli stati membri dell'UNESCO hanno pubblicato l'appello globale contro il razzismo, a seguito del quale l'organizzazione ha sviluppato The Road to Peace, Dialogue and Action for Tolerance and Intercultural Understanding. Questa nuova strategia ha lo scopo di aiutare gli attori della società, degli insegnanti, dagli insegnanti responsabili politici, a intraprendere un'azione efficace contro il razzismo. La seconda edizione del Forum Globale contro il Razzismo e la Discriminazione, che si terrà in Messico a novembre, sarà l'occasione per applicare queste considerazioni e buone prassi su scala globale. Finché il rispetto dei diritti umani di tutti non sarà il principio della guida della società, non potrà esserci pace duratura. Nella Giornata Internazionale della Pace 2022, l'UNESCO invita quindi tutti gli attori della società a impegnarsi a sostenere che essa sia sempre la nostra stella polare comune. Audrey Azoulay, direttrice generale dell'UNESCO. Questo è il suo discorso. E quindi con questo io non è arrivata ancora Micaela Frulli, perché sta facendo lezione, oggi è una giornata di lavoro, quindi lei ha lezione e verrà via di corsa. Una cosa, ecco, che mi premeva ricordare, ci pensavo, ora mi sono scordato una cosa. Siamo nel 50° anniversario della Convenzione sul Patrimonio Mondiale. Noi pensiamo sempre, sabato ero a Verona al World Tourism Exhibition, l'organizzazione che l'associazione Siti Patrimonio Mondiale organizza, ho parlato della nostra collaborazione non solo con le due carte dell'UNESCO ma anche con l'Ufficio Patrimonio Mondiale del Comune di Firenze, e dobbiamo sempre ricordare, perché troppo spesso, soprattutto in Italia e nel nord del mondo, ce lo dimentichiamo, che per l'UNESCO patrimonio mondiale non vuol dire, come crediamo noi, in una sala come questa, tra l'altro Palazzo Medici Riccardi è nell'elenco dei siti
dei palazzi che costituiscono la motivazione per cui Firenze è patrimonio mondiale. Ecco, non dobbiamo mai dimenticare che però per l'UNESCO patrimonio mondiale non vuol dire siamo più belli di tutti, ma vuol dire che questo patrimonio diventa patrimonio dell'umanità e quindi patrimonio di tutti. E quindi quello che è l'orgoglio della mia storia, che a volte costituisce le radici di un conflitto, diventa di tutti. E quindi anche il patrimonio va inteso nella ottica dell'UNESCO, che nel suo atto costitutivo dice di creare la pace nelle menti degli uomini. Con questo ho parlato anche troppo e passo la parola al dottor Daniele. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Daniel Ruiz, sono uno dei direttivi del gruppo UNESCO di Firenze e prima voglio scusarmi per il mio povero italiano o italiano, ma per presentarmi ho lavorato più di 30 anni con l'ONU in paesi in guerra e questa tematica l'ho riflettuta molto. Adesso mi sto occupando piuttosto che delle conseguenze del conflitto, delle loro cause profonde e come evitarle. E di questa presentazione un po' lunga, complessa, mi piacerebbe che riteniate due concetti. Uno, che la pace non è solo l'assenza di violenza diretta, ma sono tre tipi di pace che vedremo dopo, e anche che oggi, come aveva già intuito il padre Balducci, ci sono la convergenza di tre tipi di minacce alla civiltà umana. Ma cominciamo prima per la persona che ha codificato gli studi di pace, che è Johan Galtung, che è un sociologo e matematico norvegese, ancora vivo, ma deve avere circa 96 anni, vive adesso in Spagna, ma continua relativamente attivo attraverso la Trascendi International, che vi consiglio di seguire online. Scrivono ogni lunedì dei articoli molto interessanti su temi di pace. È stato mediatore in tanti conflitti, ha tanta esperienza in questo tema, anche i suoi metodi per riuscire a mediare tra gruppi in conflitto, e anche l'ideatore del linguaggio che conosciamo della pace, peacekeeping, peacebuilding, peacemaking, e tutti questi termini li ha inventati lui. E allora, qual è la base del suo pensiero? È che la pace o la violenza, che è un po' l'antitesi, la pace e la violenza, si possono qualificare della stessa maniera. Parliamo adesso della violenza perché è più facile. E la violenza, c'è evidentemente una violenza diretta, che è quella di uccidere, mutilare, insultare, derubare, ferire il corpo e la mente, e c'è un attore che può essere facilmente rintracciato, è molto visibile. La violenza diretta, come vediamo adesso in Ucraina e in altre parti. Ma sotto questa violenza diretta c'è una violenza strutturale, di cui ci parlava già Balducci e anche tanti altri teorici del tema, che si riferisce a una violenza meno visibile, ma che è la causa diretta della violenza diretta, no? Si riferisce allo sfruttamento, la repressione, l'ingiustizia, la disuguaglianza, l'analfabetismo, la mancanza di servizi sanitari, la corruzione, la malnutrizione o altre. In questo caso non esiste un chiaro autore della violenza, che è radicata nella struttura sociale.
E passiamo all'altro aspetto della violenza, che è la violenza culturale, che è quella che legittima le altre due violenze, la violenza strutturale e la violenza diretta. A che ci riferiamo? Al razzismo, al razzismo, al sessismo, al classismo, all'antropocentrismo, al nazionalismo, il patriarcato, il neoliberismo, il capitalismo finanziario, il feudalesimo, il colonialismo, il neocolonialismo, il consumismo, la schiavitù e tanti ismi che giustificano le ingiustizie e quindi le violenze. Le persone influenzate da un'ideologia non sono consapevoli dei loro pregiudizi e per loro la violenza sembra normale e inevitabile, come i romani sembrava normale avere dei schiavi e trattarli male, o cent'anni fa ci sembrava normale trattare male e sfruttare una persona perché ha il colore della pelle nera, era normale cent'anni fa. Non voglio entrare in altri dettagli che forse se avete domande possiamo guardare più tardi. C'è anche qua il concetto della pace negativa, la pace positiva. Quando c'è una pace, quando c'è assenza di violenza diretta, è una pace negativa. Quando c'è la pace strutturale e culturale, c'è una pace positiva, è tutto collegato. E torno anche a quello che abbiamo visto che predicava il padre Balducci: si vis pace para pace, non bellum, come ancora troviamo in tanti istituti militari in tutto il mondo, che ci dicono si vis pace para bellum, e questo è sbagliato, perché preparare la guerra e preparare una violenza strutturale e culturale che ci porti inevitabilmente alla violenza diretta, come abbiamo visto, come stiamo vedendo adesso per esempio in Ucraina. E vado velocemente a un'analisi che ha fatto ieri stesso il segretario generale delle Nazioni Unite, che ci sta avvisando dei pericoli alla pace che abbiamo in questo momento, che sono diversi, che non sono solo quelle della guerra militare, ma anche i disastri ambientali e i problemi di risorse e energia. Andando ai problemi che abbiamo oggi nell'antropocene, come sapete l'antropocene è stato è il nome che è stato dato alla nostra epoca geologica, in cui l'uomo ha più influenza nelle trasformazioni del pianeta che i fattori naturali. E la scienza ha studiato tutti questi temi. Negli aspetti della crisi ambientale ha definito che ci sono nove ambiti che, se le oltrepassiamo, possiamo trasformare la Terra in inabitabile. Uno di loro è il cambiamento climatico, ma solo uno. Ci sono anche i problemi con i cambiamenti dell'uso dell'acqua, l'integrità della diversità biologica, il cambiamento nell'uso della terra, la cementificazione, l'agricoltura industriale, l'inquinamento, i cicli del nitrogeno, del fosforo, eccetera, eccetera. Tutti questi aspetti sono perfettamente studiati oggi e si sono definiti dei limiti. Di questi nuovi aspetti, sei dei limiti sono oltrepassati. Per dirvi che siamo in una situazione molto critica già. E passiamo alla crisi delle risorse naturali. Vedete nel centro questa curva, che è chiamata la curva di Hubert,
che riflette come funzionano con il tempo, come avanza nel tempo lo sfruttamento delle risorse. Prima si trova la risorsa, si comincia a sfruttare, cresce esponenzialmente, arriva a un massimo tra cui diventa troppo costoso in termini economici ma anche in termini di energia di sfruttare quella risorsa, e questo vuol dire che siamo nel picco, e da là in poi scende esponenzialmente anche la disponibilità di questa risorsa finché sparisce. Dobbiamo avere chiaro che uno dei problemi che abbiamo oggi con l'energia, con le energie fossili, è che abbiamo già passato il picco di tutte le energie fossili. Si stima che questo è arrivato in 2018, e questo è il principale motivo per cui l'energia comincia a diventare così cara. Ricordate che il prezzo del gas ha aumentato tantissimo prima della guerra d'Ucraina. Dopo i politici ci raccontano che la colpa di Putin, della guerra e tutto questo, sì, questo contribuisce, ma il problema della mancanza di energia e di altre risorse ha un altro motivo, che è quello del picco. Siamo arrivati al limite, e da ora in poi la disponibilità di energie fossili sarà minore. E nell'ultimo disegno che ho messo è quello del problema della civiltà e della società umana, in cui vediamo due asini che l'unica forma per mangiare i due è di collaborare e non di competere, perché abbiamo una civiltà che ci spinge a competire unicamente, il cui è legittimo, ma dobbiamo anche cooperare, perché se no non sopravviveremo. E queste sono le tre crisi che rappresentano una minaccia esistenziale per la nostra civiltà, a mio avviso. Sfortunatamente non sono delle cose che abbiamo scoperto recentemente, come quel schema delle crisi ambientale che è stata definita nel 2009, ma nel 1972 questa traiettoria dell'umanità era già stata annunciata di forma scientifica nel rapporto dei limiti dello sviluppo, cui autore era Donella Meadows e altri, nel 72, 50 anni fa oggi, quest'anno, in cui ci diceva che la crescita esponenziale della popolazione, dell'inquinamento unita all'esaurimento delle risorse, comporterebbe un'improvvisa riduzione della popolazione e della produzione nella prima metà del XXI secolo. Improvvisa riduzione della popolazione e della produzione equivale a un collasso della nostra civiltà. E questi dati definiti nel 1972 sono stati corroborati in studi posteriori nel 1992, nel 2004, nel 2012 e nel 2022. Queste traiettorie sono più o meno, questi modelli sono più o meno i dati ci hanno mostrato che questo è successo, no? Queste previsioni del 72 sono successe. E qual è uno dei rischi più gravi che abbiamo? È che il riscaldamento climatico ci porta a un effetto serra incontrollato che faccia il pianeta Terra inabitabile, come è successo al pianeta Venere molto tempo fa,
che con questo riscaldamento ha fatto, ha provocato l'evaporazione di tutta l'acqua e ha fatto la vita impossibile. Ma com'è possibile, se questo si sapeva in 1972, che ancora oggi stiamo appena scoprendo questi problemi e ci sono tante persone che lo negano o che sollevano dei dubbi o che trovano via di scappi, false vie di scappi per evitare di affrontare questo problema, e perché si sono spesi miliardi di dollari in nascondere o in negare o denigrare i messaggeri che hanno portato questi messaggi. L'agnotologia è lo studio dell'ignoranza o del dubbio deliberato, culturalmente indotto, tipicamente per vendere un prodotto o ottenere un favore, in particolare attraverso la pubblicazione di dati scientifici imprecisi o fuorvianti. E vediamo, vi consiglio di leggere questo libro, Merchant of Doubt, che esiste, Mercante del Dubbio, esiste anche in italiano, di Naomi Oreskes, pubblicato nel 2010, dove si documenta come le compagnie di pubblica relazione, le stesse che hanno lavorato per negare o seminare i dubbi sulla nocività del tabacco, dopo sono le stesse che hanno fatto le campagne contro il cambiamento climatico. Dopo è questo che questo disegno a sinistra hanno scritto come opium, che è una barzelletta tra oppio e speranza in inglese, dove ci dicono che la fusione nucleare ci salverà, che le macchine elettriche ci salveranno, che l'eolico e il fotovoltaico ci salverà, tutta questa fiducia cieca nella tecnologia che è anche falsa. E allora che cosa fanno le elite nel frattempo? Boh, la persona più ricca al mondo quest'anno, Elon Musk, ha appoggiato il colpo di Stato in Bolivia nel 2018-19, perché si sa che ha le riserve più grandi al mondo di litio, che gli servono per fabbricare le macchine elettriche di Tesla. In questo momento sta fornendo anche degli equipaggiamenti equipaggiamenti satellite per l'esercito ucraniano, quindi facendo soldi con la guerra e prendendo parte nelle guerre. Nel frattempo le persone che hanno denunciato questi abusi della guerra e abusi dei potenti, come Julian Assange, è illegalmente detenuto e torturato da anni per aver denunciato, tra altri, questo filmato, per esempio, dove un elicottero degli Stati Uniti in Iraq ha assassinato dei giornalisti della Reuters. E le diseguaglianze ci portano a un mondo in cui ci sono delle persone extrapotenti, come non sono mai esistite neanche nel tempo dei faraoni. C'era la diseguaglianza che esiste oggi, e si divertono, come vediamo Jeff Bezos, il proprietario di Amazon, che lancia dei razzi per far turismo a Marte, o Roman Abramovich, per mostrare uno russo che si diverte comprando il gruppo di calcio. E questo, vedete nel centro, questo è un articolo del New York Times di marzo, di aprile di quest'anno, in cui diceva che perché un dipendente di Amazon, un dipendente medio di Amazon, possa accumulare la ricchezza
che ha il proprietario di Amazon, dovrebbe lavorare 4,5 milioni di anni per accumulare questa ricchezza, il cui vuol dire quando l'essere umano appena cominciava a andare a due gambe. Questo è il livello di cui parliamo. E dopo, come succede sempre, quando non funziona altra cosa, sì, faccio veloce, e quando altre cose non funzionano, c'è sempre il ricorso alla spesa militare. Come vediamo, non dico oggi, perché vediamo questa statistica fino al 2020, come dopo il fine della Guerra Fredda, 1990, le spese militari scendono, dopo in 2008 comincia la crisi economica e aumentano le spese militari. Non abbiamo qua le statistiche del 2022, ma possiamo immaginarle molto più alte. Allora, come possiamo migliorare le strutture internazionali di pace? Governando gli spazi non governati, il cui vuol dire le guerre, la produzione di armi, cambiamenti climatici, le finanze globali, i paradisi fiscali, l'esaurimento delle risorse, la biodiversità, le pandemie, l'inquinamento, gli oceani, lo spazio ultraatmosferico. E chi potrebbe far quello? Boh, penso che l'ONU sarebbe un buon candidato, solo che ha una mancanza di legittimità, e c'è un gruppo importante che sta promuovendo che le Nazioni Unite abbiano non un'assemblea generale o anche un'assemblea generale, ma un'assemblea parlamentare eletta a suffragio universale. Questo darebbe una legittimità alle Nazioni Unite a governare tutti questi spazi che sono Wild West. E come possiamo migliorare la cultura di pace? Boh, abbiamo bisogno chiaramente di una nuova cultura che non sia basata nella disuguaglianza e nella competizione, ma nella cooperazione. Una cultura che tenga in conto l'ambiente e i problemi sociali, come ci propone il padre Balducci o il papa Francesco, per dare un esempio. Non sono gli unici, evidentemente, ma poiché parliamo qua della Chiesa del padre Balducci, loro hanno presentato delle soluzioni e alternative che frequentemente sono tergiversate, come quelle dell'ambientalismo. Qua vediamo la ministra degli affari esteri tedesca del Partito Verde, che è paladina del guerrafondaia e del neoliberalismo, e che sta proponendo di fabbricare più armi e di fare la guerra alla Russia. Allora, qual è la soluzione? Non so, ma non sono venuto qua a portare soluzioni, ma domande e dubbi. E boh, non voglio estendermi, perché queste sono anche riflessioni un po' profonde e complicate. Se volete possiamo dopo discutere, anche dopo la presentazione, e grazie per la vostra attenzione e pazienza. Grazie Daniel, ho lasciato un po' più di spazio perché eravamo in linea con i tempi. Adesso, mentre aspettiamo Michaela Frulli, che chiude la sua lezione proprio adesso, passo la parola al vicepresidente Stefano Cosi perché presenti un progetto concreto che noi stiamo portando avanti, che ha a che fare con la pace. Credo che l'intervento di Daniel Ruiz abbia ben legato quelli che sono diciamo l'insegnamento di padre Balducci con la tragicità attuale, con le problematiche del quadro internazionale di oggi, con l'ambiente, e quindi ha
altro tema UNESCO, anche un tema che lui ha toccato incidentalmente, la lotta alla disinformazione, è proprio un tema tipico dell'UNESCO, del quale abbiamo parlato anche con i ragazzi del Machiavelli. Prego Stefano, Diletta vieni su. Allora, buongiorno a tutti. Sì, va bene, dico due parole e basta. Allora, a me spetterebbe il compito di parlarvi a tutti su quello che riguarda la pace e la memoria. Ora, io mi rendo conto, vedendo il pubblico, comunque la platea presente, ci sono parecchi giovani, quindi io mi ricordo quando ero giovane della loro età che sentire tutti argomenti interessanti, tantissimi, ma a raffica in questo modo, al mio tempo si diceva era una cosa interessante ma soporifera, quindi io non voglio fare questo e non so se è il pensiero di ragazzi, però volevo lanciare una sfida che era quella di chiedere al professor Niccoli, che dovrebbe essere qui presente oggi, eccolo presente, magari se vuol venire anche un attimo ci fa piacere, se se la sente, perché era interessante, ora si farà vedere un lavoro che da autodidatta la giovane studentessa Diletta della vostra istituto ha provato, diciamo, su una scia di un nostro progetto presentato a metà dell'anno scorso per iniziare appunto a fare una struttura di un lavoro di documentazione. Quello che volevo chiedere e lanciare in questo caso al professor Niccoli era quello di utilizzare e stimolare i ragazzi a creare magari anche insieme dei nuovi strumenti comunicativi per spiegare ciò che riguarda i fenomeni e la stessa memoria, cioè nel senso si sa che cosa serve la memoria, si può dare tantissime definizioni, però dato che serve a ricordare il passato, e per questo ho fatto l'esempio dei ragazzi che io mi rivedo lì mentre ascolto qualcuno che mi dice delle cose, di trovare dei mezzi per far sì che i ragazzi possano comunicare con nuovi linguaggi i temi che sono importanti, dove gli adulti e noi come generazioni reiteriamo comunque negli stessi errori, perché se no la comunicazione di fatto non funziona, e quindi se non funziona i linguaggi non ci sono e non c'è una condivisione dei saperi. Quindi se il professore vuol venire dice due parole, se no si lascia lo spazio alla studentessa, però insomma sarebbe gradito, un professore è sempre gradito sul palco. Venga professore. Ah, no, quello la paga un po', ma insomma bene. Allora, innanzitutto non posso che ringraziare tutti voi, Stefano e tutti voi. Allora, un nuovo linguaggio condiviso, un nuovo linguaggio per arrivare ai giovani. Beh, è un buon problema. Voglio solo dare uno spunto molto breve che riguarda una lezione che ho fatto con i ragazzi per l'appunto di quarta L poco tempo fa, qualche giorno fa, quando, introducendo in modo piuttosto sommario e grossolano lo scritto di Lorenzo Valla De falso credita e te mentita Costantini donazione, io mi sono sforzato di porre l'accento su questo aspetto. L'analisi testuale precisa, puntuale dei documenti storici è la via maestra per la ricostituzione di una verità di tipo storico. Cioè, Lorenzo Valla, come sarà noto alla maggioranza di voi, quindi non starò certo qua a fare una lezione per la quale sarei anche ampiamente impreparato, prese il testo latino, no, di questo documento, lo lesse e disse in due parole guardate, non c'è verso che Costantino abbia scritto questo documento, non è possibile, all'epoca di Costantino non si parlava quel latino, non si scriveva quel latino, quindi no, non è possibile. Allora, io questo non so se sia un nuovo linguaggio, certo è ovvio che non è un nuovo linguaggio perché è un testo del 400, ma quello che mi preme di dire è che il testo, l'analisi testuale, produce un novum, perché forse questo è il messaggio dell'umanesimo e del rinascimento. Quindi io non so se
io possa dire se ci sia un linguaggio nuovo, però posso dire che c'è una metodologia di stampo umanistico e di tipo antropocentrico, nonostante tutte le critiche, che ci possa guidare nella comprensione del presente in quanto frutto del passato. Ecco, questo è. Forse sono stato confuso, vero? Sono stato un po' confuso, probabilmente. È che non ero molto preparato a questo intervento. In ogni caso, questa è la mia idea. Quindi un libero esame dei testi per me è una via maestra. Certo, voi direte, non è una via moderna, hanno cominciato nel 400, certo, è vero, io non sono una persona particolarmente moderna, però per me è comunque una buona carta da giocare, forse non la migliore, ma di sicuro non la peggiore. Bene, grazie professore. Allora, sì, la mia sfida era questa: utilizziamo benissimo i testi antichi per ritrovare la sintesi o comunque capire che succede, però poi la sfida è utilizziamo il linguaggio dei giovani, quindi più diretto e più moderno, per spiegare a tutti, a quelli più meno giovani e a quelli ancora più giovani, il che succede e perché si fanno delle cose, perché sennò diventa sempre tutto noioso ovunque. Bene, prego Diletta, illustraci il tuo progetto, che cosa hai fatto e perché l'hai fatto. Ok, sostanzialmente il mio progetto è stata una cosa molto semplice, perché sono dovuta soltanto andare a casa dei miei due nonni che sono rimasti, purtroppo, e li ho dovuti intervistare, ma credo che la bellezza di questo progetto sia anche questo, cioè noi abbiamo persone che purtroppo hanno passato esperienze o hanno avuto esperienze molto brutte per quanto riguarda i miei due nonni. Uno è nato nel 34 e l'altro è nato nel 37, quindi erano entrambi molto piccini, diciamo, non è che erano proprio nel fiore degli anni quando c'era la Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto parlando con mia nonna, nonostante fosse la più piccola dei due, sono venute fuori molti aspetti e molti episodi di vita che uno non si aspetta. Lei viveva vicino a Ponte alla Vittoria quando era piccina e si ricorda perfettamente cosa succedeva nel centro di Firenze durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci ha voluto raccontare un po' di questi episodi. Per quanto riguarda mio nonno, purtroppo una persona quando va spesso in là con gli anni si inizia a scordare, quindi sono veramente pochissime informazioni, però è tutto quello che siamo riusciti ad avere. E lui invece viveva a Gattaia, che è un posto un po' fuori nelle colline toscane, un po' fuori Firenze, e ricordano entrambi con molto dispiacere questo periodo, ma diciamo che nonostante sia un periodo triste della loro vita, ci sono stati degli avvenimenti felici che si ricordano. E niente, li ho intervistati, ho messo insieme i loro due pensieri e soprattutto quello che avevano da raccontare, e hanno cercato di raccontare, mia nonna soprattutto, quello che lei riteneva più importante. Bene, ora lo vedremo. Chiaramente ancora manca l'intervento, diciamo, artistico, di montaggio e strutturazione, quindi è solamente, diciamo, il testo parlato, che è comunque un inizio. Poi dopo parteciperà a questo attraverso un concorso che appunto si voleva lanciare per i ragazzi e i giovani linguaggi. Bene. Ricordo che lì mi venne mal di gola, la dentellite. Cosa direi? Venne un americano a farmi appunto lui, fammi il vaccino. C'erano gli americani a cosa, erano arrivati fino alle Ardelle. La zia Luciana e la nonna mia. Andarono alle aziende dagli americani e venne sull'americano a farmi
il vaccino, quella del tempo. Avevo dai 5 ai 6 anni e stavo ai Ponte alla Vittoria. Stavo ai Ponte alla Vittoria e cominciava a venire gli americani per bombardare il ponte. Io ero piccolina, mi ricordo queste grosse, queste sirene così forti che annunciavano l'arrivo degli aerei. E la mamma mi prendeva in collo e si correva al rifugio, e quando prima di entrare al rifugio si vedeva il cielo, perché volevano bombardare il Ponte alla Vittoria, volevano tirarlo giù, e si vedeva i bengalas, erano tutte luci sul cielo. Io ero piccolina, vedevo queste luci sul cielo così, e poi queste bombe che venivano giù da morire, ecco. E quindi poi mi ricordo che c'erano questi tedeschi e noi andò sfollati in via Gaspero Barbera, perché appunto volevano bombardare tutta la zona di Ponte alla Vittoria, s'andò in via Gaspero Barbera, perché c'era una casa di amici e ci ospitavano, e lì c'era tedeschi che facevano razzia degli uomini, li volevano portare via, no? Allora mi ricordo c'era un cortile che il babbo mio correva da una parte all'altra, quando sapeva che erano dalla parte di là del cortile, lui veniva dalla parte nostra e poi viceversa andava dalla parte di là. E così poi dopo, quando siamo ritornati a casa, in casa mia c'era cascato a una parete una bomba, e si piangeva perché era tutto aperto, tutti i vetri rotti, la parete è andata giù e avevano bombardato appunto e era venuta giù questa parete. Poi dopo sono arrivati gli americani, allora gli americani, sempre grandi, ci buttavano con le camionette, a noi bambini ci buttavano caramelle, gomme. E quello era un bellissimo momento, perché non avevamo niente, invece loro ci aiutavano. Infatti alla Montagnola, fatto gli americani su alla Montagnola, avevano fatto il campo per loro per stare lì, perché i tedeschi erano andati via e loro, e quindi loro venivano nelle case perché avevano bisogno di lavare la roba, no? Di lavarsi i panni. Allora c'era qualche famiglia che era disposta a lavare per questa gente. E quindi loro venivano, ma pagavano, ci davano le scatolette, ci facevano mangiare, e c'era tanta, tanta miseria. E quindi, insomma, con gli americani siamo stati bene. Però, tornando indietro, ai tempo dei tedeschi, la mamma mia andava a lavorare al Romito, andava a fare un servizio a una famiglia e mi portava con sé. Allora ritornando verso il Ponte alla Vittoria con la mamma, lì a Porta Prato, dove c'è la Leopolda, c'era la stazione di treni, no? Lì l'avevano occupata tutti i tedeschi, avevano Porta Prato, l'avevano occupata.
stampata su tutti i dischi. E un giorno, camminando con la mamma, tornando verso casa, ci si sentì chiamare da uno di questi tedeschi: venire, venire. Allora la mamma dice: ma forse ci faranno, mi faranno rigovernare, vedrai. Dice: comunque te stai accanto a me e non ti allontanare. E siamo entrati dentro, e lui ci ha portato due scodelle di minestra, però con la forchetta. La diceva la mamma: come si fa a mangiare questa minestra con la forchetta? Che poi era una brodaglia, non so che cosa i tedeschi mangiavano, capito? E poi il tedesco diceva alla mamma: anche io avere bambina, piccolina, piccolina, mangiare, mangiare, dare alla bambina, mangiare, perché anche fra di loro c'era la gente brava, che non, magari non avrebbero voluto fare una guerra. Bene, direi che è un lavoro che ha fatto tutta da sola, e quindi devo dire che è stata molto brava. Un applauso solo merita proprio. Adesso io non voglio rubare punto tempo, però questo era proprio un esempio di spiegazione di un linguaggio. Provare a fare qualcosa, ma può essere fatto su tutti i temi, questo non è un problema. E si lascia la parola alla professoressa illustrissima dell'università, Michela Frulli, che è arrivata, e quindi è giusto dargli la parola. Lei non sarà soporifera, senz'altro. Puoi andare nel mezzo se vuoi. Sì, posso stare anche qua, tanto la voce è meglio. Allora ora arriva. Allora, anzitutto buongiorno a tutti e scusate per essere arrivata tardi, mi dispiace moltissimo avere perso la prima parte della mattinata, ero a fare lezione. E come dicevo, insomma, ai colleghi, in realtà cominciare a saltare le lezioni la prima settimana è brutto, non mi piaceva, quindi ho detto vabbè, cerchiamo di mettere insieme la mattina e riuscire a partecipare comunque anche qua. E sono molto contenta di essere arrivata durante il tuo intervento, mi permetto, veramente bene, mi hai fatto emozionare, mi ha fatto molto, insomma, sono un po' i racconti del mio babbo, che mi diceva la prima volta che ha visto un soldato nero, un americano nero, che ci aveva paura, perché poi invece però gli dava la cioccolata, gli aveva dato la cioccolata, quindi questa cosa della paura delle bombe, dei rifugi, del veramente bello, brava, complimenti, un bellissimo lavoro, è molto importante ricollegarsi alla memoria. Allora io appunto, come dicevo, insomma, ai miei colleghi del club UNESCO, ho pensato di non di farvi un intervento accademico che ovviamente poi diventa soporifero invece, ma di dirvi due o tre cose, insomma, alcune delle cose che facciamo noi anche come attività con gli studenti e anche con altre componenti della cittadinanza, e poi di dirvi perché la tutela dei beni culturali, coltivare l'educazione, le attività con le scuole, è così fondamentale per il mantenimento della pace, visto che stiamo a parlare della giornata mondiale della pace. Allora, per quanto riguarda, diciamo, le attività che noi facciamo, la tutela della pace, i valori dell'UNESCO e quello che si porta avanti, è al centro certamente della mia attività come docente di diritto internazionale, occupandomi per l'appunto proprio di tutela dei diritti, dai diritti dell'uomo appunto alla tutela dei beni culturali. Questa attività è al centro della mia attività di ricerca, della mia attività didattica, e con i ragazzi facciamo molte attività concentrate proprio sul mantenimento della pace, che sono attività soprattutto di studio, ma anche attività più laboratoriali a volte. Chiaramente all'università non possiamo fare attività laboratoriali del tipo che si fanno nelle scuole, dove i gruppi sono più piccoli, io magari mi posso trovare una classe anche con 200-300 studenti, però l'attività laboratoriale può essere quella di, ad esempio, guardare insieme un documentario, riflettere, creare occasioni di scambio intorno a questi temi.
E i ragazzi rispondono moltissimo, anche appunto quando sono più grandi dei ragazzi del liceo, cioè c'è molto interesse. Per dirvi, stamani, ahimè, noi siamo in questi momenti, insomma, in venti non tanto favorevoli. La prima cosa che abbiamo fatto a lezione è parlare della dichiarazione di Putin che abbiamo ascoltato stamani, che invece è una dichiarazione molto minacciosa, molto propagandistica anche, naturalmente fatta con l'idea di farci paura, fare paura insomma all'Occidente più che all'Ucraina, direi io dal tono della dichiarazione. Abbiamo ad esempio discusso di quello. Un'attività importante poi che facciamo anche come formatori è quella diretta, e qui più specificamente ci colleghiamo ai valori dell'UNESCO, a quello che l'UNESCO come vocazione fa, corsi di formazione sia per i magistrati che per gli operatori di polizia che si occupano di tutela dei beni culturali. Una delle piaghe insomma da sempre, però diciamo che c'è stato un notevole peggioramento nel corso degli anni, è quella del traffico illecito di oggetti d'arte, quindi degli scavi illeciti. Abbiamo visto tutti purtroppo le aree medio orientali non soltanto distrutte, quindi attacchi deliberati contro monumenti, contro siti archeologici, ma anche lo sfruttamento delle opere d'arte reperite in queste campagne devastanti per finanziare la criminalità organizzata, le reti terroristiche e quant'altro. Quindi diciamo per esempio il lavoro della magistratura è cruciale a livello di cooperazione anche internazionale, transnazionale, per cercare di porre un argine a questo fenomeno, quindi sanzionare i responsabili del traffico illecito, cercare di bloccare questi flussi di opere d'arte, perché ahimè ormai con grandissimo rammarico, dolore, li vediamo anche su canali, su eBay, insomma le statuette di Palmira le vendono su eBay, ahimè, cioè veramente è un fenomeno devastante. Quindi c'è questa attività diretta alla magistratura. Noi qui a Firenze abbiamo la scuola di magistratura che è stata inaugurata qualche anno fa, quindi nell'ambito dei corsi a loro destinati spesso ci sono attività collegate a questa, ad esempio a questo tema, anche a altri, naturalmente collegate al tema della pace ci sono tantissimi altri traffici, da quello degli stupefacenti a quello dei migranti a quello delle donne, ahimè, la tratta per affini di prostituzione e quant'altro. Così come appunto allo stesso tempo è importante la formazione di altri operatori, come gli operatori di polizia, eccetera. Perché secondo me, questo insomma ci tenevo a dirvelo, perché sono temi su cui rifletto, insomma mi sembra che siano interessanti come riflessione comune, non soltanto diciamo dal punto di vista poi del giurista, dell'esame tecnico, delle norme. Perché c'è un collegamento così stretto fra l'UNESCO e la tutela della pace, no? Fra quello che, perché come sappiamo appunto l'UNESCO nasce come organizzazione che è più diretta alla valorizzazione delle attività artistiche, culturali, educative, scientifiche e quant'altro, sembra meno strettamente collegata, no, al peacekeeping, faccio per dire, o attività. In realtà, a parte che appunto sempre di più, di questo forse non so se ha già parlato da Anelo, ci parlerà, c'è una dimensione di tutela dei beni culturali anche dentro il peacekeeping vero e proprio, ma diciamo fin da subito, cioè fin dalla Seconda Guerra Mondiale, è stato evidente come fosse importante la dimensione della tutela dei beni culturali, del patrimonio artistico e culturale per la tutela della pace. Tant'è vero che quando ne parlo io evidenzio sempre che, anche ai ragazzi, anche agli studenti, che poi il primo settore dal nostro punto di vista nel quale emergono delle norme significative a tutela del patrimonio culturale è il diritto dei conflitti armati, cioè le prime norme rilevanti, significative che noi abbiamo a tutela del patrimonio culturale sono nel diritto umanitario, cioè in quel diritto che vale in tempo di guerra e che serve
a limitare, a regolare la condotta dell'ostilità, a regolare l'utilizzo dei mezzi e metodi di combattimento, a cercare di limitare i danni, consentitemi questa espressione, e quindi anche la tutela del patrimonio culturale. Cioè è prima lì che, sulla scorta ovviamente delle devastazioni anche della Seconda Guerra Mondiale, che si arriva a evidenziare quanto è importante la tutela di questo patrimonio. Prima di tutto, e qui vi dico le dimensioni per cui è importante, prima di tutto, ed è quella la prima cosa che viene in rilievo, perché il patrimonio artistico e culturale è, i siti in particolare sono quelli dove noi troviamo la popolazione civile, che è protetta. È chiaro che la popolazione civile va in chiesa, va a moschea o va al museo, va, quindi diciamo la prima idea ancora è più, diciamo, rozza, se volete, è vabbè, dobbiamo proteggere i beni culturali perché si rischia di uccidere civili innocenti. Ma molto presto emerge la necessità però di tutelare i beni artistici anche in quanto tali, di tutelare il patrimonio in quanto tale, in quanto espressione di una comunità, ma in generale anche degno di tutela a livello internazionale, tant'è vero che noi abbiamo a quel punto di pari passo sia gli strumenti che tutti conoscete, che sono gli strumenti che istituiscono la lista del patrimonio mondiale UNESCO e che quindi sono volti a valorizzare i beni artistici e culturali, dall'altro lato degli altri trattati internazionali specifici che tutelano i beni culturali non soltanto per il loro utilizzo da parte dei civili, ma anche per il loro valore culturale, e quindi si evidenzia l'importanza. E progressivamente, quindi nell'evoluzione del tempo, si evidenzia sempre di più come il valore culturale sia strettamente collegato a quello che io chiamo la dimensione umana, cioè non soltanto il valore, il diritto internazionale e l'UNESCO ci aiutano a tutelare il valore dei beni in quanto tale, per la loro bellezza artistica, per la storia che rappresentano, ma per il valore anche sentimentale, vorrei dire, che questi beni hanno per la popolazione locale, in quanto sono espressione di una cultura viva anche, che lega quei beni a quel territorio, che è espressione, questo per i beni religiosi magari è più evidente, ma in generale questo riguarda anche altri beni artistici, e quindi anche l'importanza del valore che rappresenta per quella comunità, oltre che per il suo valore artistico intrinseco, diventa una componente importante. Queste tre dimensioni diventano sempre più integrate, quindi ora la chiudo per non farla troppo lunga, ma ci tenevo a parlarvene di queste tre dimensioni, perché sono tre dimensioni che ci fanno capire quanto l'aspetto anche della cura, dell'educazione, della conoscenza del patrimonio artistico e culturale siano proprio alla base della convivenza civile e del mantenimento della pace, per ricollegarci al tema di oggi, cioè siano proprio le fondamenta, cioè tutelare il nostro patrimonio. Poi naturalmente ora io ho fatto sempre esempi relativi al patrimonio tangibile, ma diciamo in realtà l'UNESCO ormai ha fatto un lavoro straordinario per quanto riguarda la catalogazione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio intangibile, quindi tutte le tradizioni, usi, costumi, la diversità culturale, quindi c'è tantissimo di questo. Quanto questo sia proprio, vorrei dire, il tessuto sul quale dobbiamo continuare a coltivare la pace, a costruire la pace, a cercare di recuperare, fare mediazione laddove questa pace è stata bruscamente interrotta. E credo che appunto in questo senso noi possiamo parlare di un ruolo centrale di queste organizzazioni, in particolare dell'UNESCO e anche della società civile, cioè a me viene da dire di tutti noi, no? Nel farci guardiani di questo patrimonio, anche di norme, no? Anche di documenti che ci aiutano, no? a andare su questa strada.
perché insomma, quando si parla di mantenimento della pace uno pensa sempre appunto Consiglio di sicurezza, è ovvio, però in realtà io penso che questo lavoro parallelo e questa attività parallela fatta a tutti i livelli, dalla ricerca scientifica alla formazione, come vi ho detto un po' all'inizio, a iniziative di questo tipo nell'ambito anche di questo festival, siano veramente fondamentali. Quindi grazie a tutti voi e siamo qui per continuare a fare questo sforzo. Grazie Micaela e grazie a tutti voi. Appunto, mentre lei parlava mi veniva in mente proprio questo rovesciamento, cioè paradossalmente può sembrare niente il diritto umanitario di guerra, in realtà Rerich nel 1921, molto prima dell'UNESCO, fa il patto Rerich e è vero che poi sono continuato, si parlava prima la, Fiorenza parlava del Ponte alla Vittoria, sono saltati tutti i ponti sull'Arno, figuratevi il mantenimento dei monumenti durante la guerra. Però l'idea di Rerich rovescia e crea la pace, rovescia un po' quello che era la logica prima. Quando studiamo le guerre puniche, la terza guerra punica, diciamo noi anche un pochino fieri perché erano i romani, eravamo noi, che hanno distrutto Cartagine e ci hanno sparso il sale sulle rovine. Quindi si rovescia attraverso la cultura, e l'UNESCO proprio attraverso la cultura, l'educazione e la scienza può creare la pace, si rovescia il concetto che il conquistatore distrugge e sostituisce. Anche per quanto riguarda il patrimonio immateriale, la giornata mondiale della lingua nasce come rivolta del conquistatore, della cultura dominante che vieta di parlare la lingua madre a una certa comunità. Quindi credo che l'intervento di Micaela, che è arrivata dopo, quindi lo sapeva cosa avevamo detto prima, sintetizzi bene questi passaggi. E poi non scordiamoci di una persona non certamente pacifista come Churchill, che quando gli suggerirono di tagliare le spese per la cultura per aumentare le spese militari, disse: allora non ci sarebbe più niente per cui non partire. Per cui quale miglior diciamo rendimento per il festival delle associazioni culturali. Ora, siccome fino alle una questa portare qui non è una minaccia, se visti tutti gli stimoli ci sono domande, interventi, anche provocazioni da parte di studenti o da parte del pubblico, ma mi rivolgo prima di tutto agli studenti, cioè questa cosa non mi è tornata, eccetera, eccetera, se avete domande, interventi, osservazioni, sia noi sia gli osservatori di prima che vi hanno raccontato un mondo che voi non conoscevate, questo mi ha fatto piacere perché non è nata ieri il pacifismo, eccetera, prego, siete benvenuti, insomma, ecco, o anche qualcuno del pubblico, ovviamente. La mia è una provocazione. E se non viene qui non si sente niente, soprattutto per il video che sta facendo. Può venire a sedere qui. Allora, la mia è una pacifica provocazione. Prendo spunto da un video che ci ha mandato proprio il professor Distante, dove il famoso psicologo adolescenziale Paolo Crepè ribadisce che questo voler modernizzare il linguaggio, ogni cosa viene ridotto a un hashtag. È vero, è una cosa stimolante, è una cosa che stimola l'intelletto, però il pensiero non va dimenticato. Allora, trovare questo equilibrio, questa è la mia provocazione. Vuole anche una risposta alla provocazione? Se ce l'ha, sì, se no, io l'ho lanciata. Allora, rispondiamo in due. Allora, io rispondo appunto al collega Crepè, perché anch'io sono uno psicologo e mi occupo di tante cose. Sicuramente l'hashtag ha un senso nella comunicazione, ma che utilizzano un po' tutti, lo utilizzano anche i politici, gli hashtag, tutti utilizzano gli hashtag ad oggi.
è un mezzo, per far passare una notizia, per far passare un qualcosa collegato a un valore, a un contenuto, a una trasformazione sociale. Occorre l'aiuto dell'istituzione scuola e di un lavoro in sinergia con le persone che trattano questo tipo di contenuti attraverso tante forme, possono essere teatro, la parola, il video, comunque lo stare insieme e condividere i saperi. E questo è quello che io rispondo, diciamo, da mestierante psicologo, diciamo così. Per quanto riguarda la collega, sentiamo pure. No, quello che io volevo dire, come educatore, io non sono psicologa, assolutamente, quindi non mi permetto su questo di intervenire, però diciamo una certa esperienza come educatrice l'ho maturata in vari contesti. Quello che posso dire è, a parte io non uso gli hashtag, invece, per esempio, cioè, a un certo punto in un Stefano lo sa, avevo elaborato un progetto di accompagnamento a uno spettacolo teatrale che io introducevo agli studenti prima che lo vedessero, poi ne parlavamo dopo, e gli dicevo, io vi do 5 hashtag, 5 parole che vi devono rimbombare in testa durante lo spettacolo, poi alla fine ne riparliamo. Cioè è uno strumento, sono dei concetti, noi le chiamiamo hashtag, ma hashtag è una parola, insomma è un linguaggio diverso, ma è quello che si poteva fare anche prima. Quindi non vedo, io penso che noi, come io mi sento come educatrice, poi sono imbranata, ma io provo a guardare tutto da TikTok in giù, perché penso che sia un mio dovere dover conoscere in parte i linguaggi dei giovani, perché se io ci lavoro con i giovani, se rimango nel mio pianeta, come posso fare a dialogarci? Devo cercare di entrarci in contatto in qualche modo, magari imbranatamente o non, insomma non riuscendoci. L'altro lato invece, secondo me, che questo io lo credo profondamente, l'ho visto, cioè utilizzare una varietà di linguaggi ha una valenza didattica enorme. Per esempio io utilizzo i film, i documentari, perché credo che siano uno strumento per arrivare poi a ragionare da un'altra prospettiva. Per cui non si guarda un film non perché poi dopo il film. Per esempio, io posso dirti una cosa, niente come guardare un film che si chiama Conspiracy, la soluzione finale, mi aiuta a spiegare agli studenti il concetto di genocidio, il concetto tecnico, perché quel film mi racconta, è una fiction, mi racconta la conferenza di Wannsee, quindi la conferenza nella quale si sono messi a un tavolo e hanno deciso come sterminare gli ebrei e altre popolazioni, come pianificare la Shoah. È un film didatticamente per me come si dice, di un valore fondamentale, perché dopo da lì io riesco a spiegare tecnicamente che cos'è il genocidio, se no lo spiego astrattamente, va bene, si capisce, è chiaro, mica ci si riflette, si può leggere anche 10 cose, ma come arriva quello lì non ci arriva un linguaggio di tipo diverso. Quindi io ci credo profondamente nell'utilizzo di tanti strumenti, non penso che sia un passo indietro, penso che sia un arricchimento, non penso che ci perdiamo qualcosa, penso che ci abbiamo da guadagnare. Vanno usati, cioè vanno usati bene, vanno pensati, vanno insomma, non così a caso, però. Sì, mentre si avvicina, voglio dire che l'UNESCO li usa per lanciare dei concetti fortissimi, tipo Unite for Heritage contro la distruzione del patrimonio culturale. Anch'io cerco di usarli nei miei post per focalizzare alcuni argomenti. I miei post sono dei pipponi lunghissimi, tanto loro non li leggono perché sono su Instagram, quindi posso permettermi il pippone, però in fondo ci metto gli hashtag sia per focalizzare sia per rilanciare dei temi UNESCO, per esempio Stand Up for Human Rights, oppure UNESCO Stands for Freedom of Information, oppure l'hashtag che aveva lanciato anni fa, Giornata Mondiale della Radio, la radio dello sport e la donna nei mezzi di comunicazione dello sport, hashtag Her Moments Matter. Quindi dietro c'era due pagine di spiegazione, però Her Moments Matter ti arrivava subito. Scusate, solo velocissima, dico una cosa, mi è fatto venire in mente, stamattina guardavo il sito dell'ONU dove c'è l'inaugurazione dei lavori dell'Assemblea Generale, c'è la sessione in corso, no? la 77esima sessione, c'è un video delle Blackpink, che sono un movimento K-pop di coreano, di ragazzi, cioè, per dire,
Le Nazioni Unite hanno fatto lanciare questo messaggio, un brevissimo video da queste ragazze che sono un gruppo musicale, cioè per parlare ai giovani bisogna avvicinarli, altrimenti siamo qua dal nostro pulpito a predicare e non, insomma, si va poco lontano, almeno questa è la mia idea. Io cambio un momento cappello, prima vi ho parlato come presidente del centro associazioni, ma adesso parlo invece come presidente della società Dante Alighieri, Comitato di Firenze, e lancio una provocazione, ma soprattutto vorrei una risposta più che dai nostri relatori, dai ragazzi. Cosa pensate dell'uso dell'emotico che, confesso, ogni tanto uso anch'io? C'è un compleanno, mando il simbolino dei due calici per il brindisi, oppure devo esprimere gioia, dispiacere, eccetera, mando una faccina. Non credete che l'emotico, che poi è una specie di geroglifico tutto sommato, ci privi della capacità di esprimerci, e quindi, visto che la parola è quella che poi consente il pensiero, anche della capacità di pensare, cioè quando io facevo gli auguri di buon onomastico mi sforzavo di trovare una frase, magari a un'amica facevo un ricordo, comunicavo comunque qualcosa di più che era sicuramente superiore ai due calici che adesso metto frettolosamente. Ecco, mi chiedo, l'emotico, che è molto più semplice dell'hashtag, secondo me ha dietro, come è stato ben detto, tutto un discorso. L'emotico, no, non è un rischio veramente per la nostra capacità di sentire e di pensare? Non so se qualche ragazzo vuole rispondere. Però allora, c'è qualche ragazzo che vuole rispondere? Vuoi rispondere te, Diletta? Se no, io posso rispondere io, ma però se qualcuno di voi vuole venire a dire qualcosa, ben venga. Quel ragazzo con quei tanti capelli, ecco, sta toccando adesso, vieni. Te sei sicuramente, c'è da dire qualcosa. Mi si è mosso nel momento sbagliato. Se te la senti, non devi svenire, ok? Poi, come ti chiami? Lorenzo, vieni. Buongiorno. Ma sinceramente, a mio avviso, le emoticon, almeno per quanto riguarda me, per tutti i miei amici, non si usano più. Almeno per me. Poi sì, per quanto riguarda il concetto, riassumono un po' troppo ciò che si prova, ovviamente anche scrivendo e manca la visione dei sentimenti che si esprimono con la faccia, con il viso, con tutto, quindi sì, cioè, c'è questo problema a prescindere, perché col telefono, emoticon e non emoticon, scrivere o non scrivere, insomma, anche un audio, cioè sento la voce ma non vedo. Quindi sì, c'è il problema, però ormai non credo ci siano più soluzioni, dato che questo è il modo di comunicare oggi. Grazie Lorenzo, aggiungiamoci qualcosa, se no diventa uno scenario apocalittico, direi. Allora, sicuramente c'è da dire che la società di oggi ha sempre più difficoltà a dialogare e a comunicare, oltre sia per la velocità ma anche per le distanze, anche se vogliamo anche tutto quello che si innesca con le difficoltà prossemiche, comunque molti giovani, anche gli adulti non riescono poi a dialogare l'uno verso l'altro anche guardandosi negli occhi, basta pensare per esempio quando si sale in un ascensore, ora a prescindere dalle distanze, Covid o meno, è difficile che lo sguardo di una persona interagisca con lo sguardo dell'altro, e questo vale anche nella comunicazione. Poi le emoticon o le emotion sono nate un po' per velocizzare da un lato la velocità, che i ragazzi di oggi sono ancora più veloci, quindi non bastano più nemmeno quelle,
Dall'altro c'è un doppio, una doppia valenza secondo me. Uno, che è molto difficile che i giovani di oggi siano in grado di conoscersi con le difficoltà di oggi e anche quindi a capire e a esprimere con le parole o con un'immagine qual è l'emozione esatta che stanno provando, una cosa molto complicata. Quindi anche le emoticon diventano, più che geroglifici, sono proprio simboli o ideogrammi, tipo come quelli che si utilizzano nelle lingue orientali, proprio perché sono un pochino critici da questo punto di vista, perché una stessa emoticon per persone vuol dire una cosa, per altre vuol dire altro. Poi ci sono introdotti i vocali, se si pensa alle nuove tecnologie ci sono tutti quelle stanze virtuali in cui non c'è più nemmeno le immagini, non ci sono solamente gli audio, che stanno prendendo campo in America ormai da un annetto, ora arriveranno anche qua. Quindi è molto proprio difficile la comunicazione di per sé e anche la forma. Quindi più è un linguaggio, se vogliamo, meno formale, quindi forse anche meno educato, ma più diretto nell'educazione, chiaramente, permette un pochino di facilitare ciò che è la comunicazione anche fra pari, perché questo è veramente difficile e questo lo vediamo anche in tutto il convegno di oggi, interessantissimo, molti di argomenti, molti di personaggi importantissimi, ma poi quando si va a toccare poi le persone, gli animi, il dialogo con le persone, se non c'è un'interazione dello stesso schema comunicativo, o che ci siano i calici, o che ci sia una bella lettera cerimoniosa, diciamo così, di auguri, che uno ci pensa anche 2 ore, o gli metto un bel aforisma, ma poi di fatto se no non arriva. E quello che deve essere è stare uniti e comunicare fra di noi e capirsi, perché se non ci si capisce quello poi non crea dialogo e crea comunque distanze. Questo è il senso. Diletta, vuol dire qualcosa? No. Dai, intervieni insieme a Lorenzo. Sostanzialmente credo che, cioè, è sempre stato molto difficile rappresentare ciò che l'umano prova con il sentimento, nonostante oggi nel 2022 tutti girano col telefono, anche le persone più anziane, da fino alle persone, anche se vogliamo dire, troppo piccole per averlo. Però il problema non è né da, secondo me, né in quello che si scrive, né, per esempio, lei ha proposto il problema dell'emoticon, perché è molto difficile rendere ciò che uno prova anche nella lettera. Il problema è che quando uno non si vede faccia a faccia, cioè è sempre questo, nel 500 casomai, quando si scrivono le lettere, io casomai mandavo una lettera da un posto lontanissimo, era un po' difficile esprimere ciò che provavo, anche se la tecnologia era la cosa più lontana da immaginarsi in quel momento. Il problema è sostanzialmente l'umano è creato per esprimere emozioni che sono difficili da trascrivere. Tutti i metodi che noi possiamo utilizzare sono completamente differenti da vedersi faccia a faccia e parlare di una cosa e esprimere visivamente ciò che si pensa. Infatti, cioè, gli occhi sono, la vista è uno dei 5 sensi, quindi è importantissima. La cosa che è vera è che le emoji non sintetizzano bene, tipo, cioè, è tutto molto relativo, o sono felice o sono triste, cioè è strano che ci sia proprio l'aforisma può andarci più vicino forse al tuo stato d'animo, però non è, il messaggio è sintetizzato in sé, cioè la chat è una cosa sintetizzata, il fatto di inviare l'audio sì, secondo me è già un metodo migliore perché ti permette di sentire il tono di voce della persona e di capire più o meno anche da quello come si sente, però non è sostanzialmente il problema, è una sensibilizzazione che va anche bene alle volte, perché non posso stare lì in quel momento a esprimere un concetto, se poi voglio esprimerlo, cioè penso che noi tutti giovani ci sono persone a cui casomai scriviamo tanti auguri e mandiamo una faccina felice, casomai la persona a cui prendiamo e scriviamo cose un pochino più serie, perché anche noi ci rendiamo conto della sintetizzazione. Uno penso che nel XXI secolo sappia capire e usare in maniera diversa questi metodi. Ecco. Grazie Diletta.
Quindi in sostanza si può dire che la parola chiave quando si vuole dialogare con qualcuno a cui teniamo è quello di riuscire a trasmettere o con il suono, o con il vocale, o con un'immagine, o con un visivo, quello che si chiama empatia, cioè capire esattamente un po' che cosa noi proviamo in relazione all'altro, e questo si fa trasmettere all'altro quanto in realtà noi sediamo o teniamo a quella persona lì. E questo è chiaramente i ragazzi con l'audio, ma anche gli adulti riescono a percepire un tono, quindi dall'ironico all'arrabbiato eccetera, e quindi sicuramente li rassicura un po' di più, ma proprio perché manca la capacità di comunicare fondamentalmente. Ci sono altre provocazioni? No, la farei io quasi la provocazione. Cioè io direi che a scuola manca l'educazione sentimentale, è una delle cose che manca, cioè manca una un lavoro su questo, per questo sono anche così importanti questi laboratori che sono, diciamo, collaterali, perché comunque si lavora anche sul linguaggio delle emozioni, che purtroppo è una cosa che manca nella scuola e che ci dovrebbe essere insieme a altre cose, ma insomma certo una educazione all'empatia, alla elaborazione dei sentimenti sarebbe molto importante. Bene, sono d'accordo. Facciamo parlare il professore. Il professore voleva dire qualcosa mentre si accorge. Io da boomer uso gli emoticon, a volte ho problemi con gli altri boomer che quando gli scrivo stasera alberino non capiscono stasera bosco. Ma detto questo, l'emoticon a volte supplisce a quella che è l'espressività di una comunicazione, per cui se ci metto un emoticon chi lo riceve capisce che sto scherzando, che sono arrabbiato, perché proprio a volte si litiga via WhatsApp perché non si sente il tono di voce. Quando scriviamo degli WhatsApp lunghissimi a volte partono dei peggiori liti perché non si sente il tono. Prego professore. Allora, io non uso il demotico, non uso usualmente i social, ne conosco l'importanza ovviamente, la riflessione che faccio però è questa, è che nella comunicazione che la si ritiene un rapporto usualmente a due, cioè no, parliamo di comunicazione essenziale, quello che sta avvenendo secondo me è che i parametri, cioè le lunghezze d'onda su cui si comunica non sono più le stesse molto spesso. Cioè esempio, io sono un profondissimo assertore della sanità pubblica. L'ho fatto per tanto tempo con grandissimo vigore, adesso mi sto rendendo conto però che le antenne molto spesso di chi mi sta di fronte e ascolta le argomentazioni non captano, non stanno più captando, quindi è successo qualcosa, uno se la potrebbe sbrigare, sta cambiando la plastica cerebrale per cui l'antropologia si sta modificando, io faccio parte di un momento, di un altro momento. Ma non, il problema non credo sia questo, è che nella comunicazione adesso intervengono tanti fattori, cioè tanto per non andare lontano, medico-paziente, oggi è medico-paziente, ASL, direttore generale, farmaceutica, magistrati che interferiscono, cioè i fattori sono tanti, per cui nella comunicazione ci sono tanti interventi che la rendono oggettivamente molto problematica, per cui devo confessare, mentre prima avevo grandissimo vigore a porre alcune argomentazioni per cercare di convincere, adesso ne ho molto di meno. Cioè, mentre prima c'era la grande consapevolezza che attivandosi, cercando di argomentare in maniera più semplice, più chiara possibile, ci potesse essere la possibilità di mandare, quantomeno mandare il messaggio, l'impressione, perlomeno questa è la mia esperienza che oggi ho, è che il messaggio non arriva, perché è già stato strutturato un comportamento che di quel messaggio poco si cura. Ok, quindi non so chi è che vuol chiudere, se qualcuno c'ha altre domande, se no chiudiamo, ma comunque si torna lì. I linguaggi cambiano perché cambia la società, quindi lo strumento dell'empatia è quello migliore per aggiustare le antenne con tutti. Io direi buona giornata a tutti. Grazie, okay. Grazie alla Fondazione Cuore, grazie a tutti.